το σεραί σε μιλάνκο e tu starai forse a vivere di me nella mia celestia che non posso più ormai non posso più basta l'idea di far l'amore con lui sognando di stare ancora insieme a te Sei sempre stato un anticonformista, giusto? No, ormai non si sa più perché, sai... In questi tempi, in realtà, ma tu hai preceduto i tempi. Prima eri un anticonformista, da qualche anno fa. Che cosa vuol dire per te questa parola? Non lo so. Penso sia una delle cose con cui nasce. Cioè... O non nasci. Sì. E tu? E noi? Qual è il massimo segno della tua libertà? Ci provo ogni giorno, non lo so, te lo dirò un'altra volta. Ti senti obbligata nei confronti di qualcuno, della vita, delle cose, oppure tu, davanti a qualunque evenienza, ti comporti come il tuo intuito ti suggerisce? Intuito. L'intuito? Sicuro? Certo, sì. Paradiso soi, solamente una bambola. Con più fuori che stu, solamente una bambola. In italiano, io non lo sapevo, ma ho scoperto che vuol dire perfido e cattivo. Lo sapevi? Sì, certamente. E chi ha scelto questo cognome? Beh, stavamo giocando, parlando un po' di Dante, in questo caso dell'inferno, e poi ci sono le anime brave, eccetera, eccetera, e quindi venne fuori Bravo, e poi il famoso Patti, che non è che ami tantissimo. Però c'erano questi ragazzi che si chiamavano Patti, molto Patti, inglesi, Patti. Ecco, secondo me Bravo però non ti assomiglia assolutamente, perché non sei né perfida né cattiva, sei un po' Strambelli, se vogliamo. Strambelli, sì. Ma bellina! Omar Sharif! Bellissimo! Mamma mia! Senti, ma Omar, come stai?
Come? Stai bene? Sì, sto benissimo quando ti vedo. Ci hai fatto caso che noi ogni volta che ci incontriamo danziamo insieme? Sì, non posso dimenticare. Te lo ricordi l'anno scorso? È una grande fortuna, dici tu. Senti, noi qui si parla di principi azzurri, no? Lo sai. Sì. A quante donne hai fatto girare la testa? Ma non so, 2, 3? Milioni? No, migliaia. Senti, la facciamo questa scenetta d'amore? Subito, però andiamo di là. No, non come di là, di qua. Guarda che ci sentono anche se parliamo sottovoce, eh. Ma tu l'hai ricevuta la paginetta con la scenetta che ti ho mandato a Parigi? No, perché a Parigi non stavo, io stavo a New York. Di che si trattava? Ah, quindi, non sai niente. No. Allora, senti, è una scenetta d'amore dove tu sei innamorato di me e io nicchio. No, non può essere, è contro le tradizioni. Tu sei innamorata di me e io nicchio. No, ma veramente io non credo che sia così. Comunque, sai che cosa facciamo noi? Che? Chiediamo a qualcuno di suggerirci la parte col copione proprio in mano. Vabbè. Io credo che ci sia qualcuno che lo farà di sicuro. Io! Eccola! Io ce so io! Lo immaginavo. Vengo subito, Raffaele. Marisa Merlini. Sì. Ciao. Stefano, dammi il copioncino. Ciao. Grazie, così lei ci legge allora, la parte. Me devo portare i Bernardoni perché non ci vedo. Ecco, ciao. Portate i Bernardoni. Spino, puoi portare una oddio sedia? Oh